Buongiorno a tutti signori, bentornati qui con me su Doom Eternal ragazzi per questo terzo episodio. Vorrei iniziare dicendovi che io ho letto un attimo il codex, non tutto, e vi spiego anche perché. Soprattutto sulla storia delle sentinelle eccetera, ma è un bordello, cioè è davvero complesso, non perché è difficile da capire, che in realtà anche lo è, ma perché c'è un sacco di roba, cioè è molto più intricato di quello che si può immaginare. Cioè le sentinelle, i Mycre, i Vrei, i Wraith, questi qui che ci sono qui all'inizio del mondo. È un bordello, cioè è veramente un casino. Si forma l'ordine delle sentinelle della notte, combattono anche contro gli umani. È un casino, raga, è un casino. Devo proprio leggermelo bene perché, vi giuro, è abbastanza complesso, si capisce poco. E l'ordine delle sentinelle ha dei re, praticamente, no? E questi re, Novik mi sembra si chiamasse, aspettate che, Novik, questo qui che abbiamo visto nello scorso episodio, è uno di loro, e è per questo motivo che lo Slayer si è inchinato a lui, perché è stato un re delle sentinelle, di cui lui fa parte, da quel che io, scusate, ho capito. E però è un po' un casotto. Questa qui, questa, dove ci troviamo adesso, è una base delle sentinelle, no? Che viene utilizzata dal Doomguy, ma è di base un quartier generale delle sentinelle. Comunque, raga, sì, è abbastanza un casotto, cioè devo proprio leggermelo bene e studiarmelo un attimo prima di riuscire effettivamente a capire e poter fare un riassunto come si deve, perché non è semplice come pensavo. Una delle più grandi critiche che è stata fatta al gioco, da quel che so, è che purtroppo la storia è principalmente narrata tramite i file del codex. Effettivamente sì, è una pecca, però voglio dire, cioè, è davvero un po' profonda come storia, da quel che ho letto fino adesso, e sono soltanto le prime tre parti della storia delle sentinelle. Ce ne sono un fottio, guardate qua che roba, ce ne sono un botto, guardate qua, storia delle sentinelle, vedete? Quindi è abbastanza, la lore c'è ed è si può effettivamente conoscere fino in fondo. C'è magia, c'è alchimia, c'è roba arcana, c'è un botto di roba, raga, c'è un botto di roba qui che non conosciamo, veramente un sacco, tantissima roba. Con il localizzatore celestiale in tuo possesso puoi trovare la posizione dei sacerdoti infernali, sacerdoti finali rimasti. Di Granach, leader della divisione UAC e responsabile dell'invisione da terra, è stato localizzato nella remota base artica dei seguaci, infiltrati nella struttura e buonanotte. Infiltrati nella struttura e neutralizzalo. Le sfide missioni sono prove opzionali che possono essere completate nel corso delle missioni. Completando una sfida missione ricevi un punto armatura Praetor. Completando tutte le sfide missioni ricevi una batteria delle sentinelle. Potete una traccia dei progressi nella sezione sfide del dossier. Fa vedere un po'. Sfide, abbiamo, acquisisci un cristallo delle sentinelle, questo qui lo facciamo, incendia 4 demoni con una singola fiammata del getto infuocato, questo dobbiamo provarci bene, distrugge una torretta di Arachnotron, vabbè, queste, la prima e l'ultima sono delle cazzate, la seconda, ci si prova. Come funziona qua? A parte il fatto che sicuramente qua c'è qualcosa da prendere, ma fisso, ma proprio fisso, però probabilmente ci si arriva in altro modo, volevo capire, ah là, ok. Ok, e siamo qui. Aspetta un po', va. Ok. Allora, fatemi un attimo capire. Ah, là c'è un... c'è già un segreto. Nel dubbio fammo così. Scusate, minchia, non avevo attivato il cosino. Là dobbiamo... No! Oh, madonna carissima! Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok, ci sono arrivato. Gargoyle. Lì. Beh, lì. Shbam. Siamo arrivati da questo... Qui! Bellissimo questo. Cos'è qua? Che cacchio è? Bello. Aspetta un po'.
Grazie mille. Vieni qui. Crepa, grazie mille, ragazzone. Muore anche tu. Poi devo prendere dei colpi. Potevo prenderli effettivamente già da questo. Ma mi è impossibile trovare la sua posizione esatta. Qui si stanno ammazzando, ma direi che va benissimo così. Perché lì c'è una... una vita. Volevo controllare un attimo qui intorno, ma direi che... muori così. Chi cazzo sei? Ma chi sei? Che cosa ho fatto? No, raga, fermi un secondo. C'è un po' troppa roba qui. Da vedere. Questo cos'è? Guarda, ma quanta roba! Qui c'è anche un to... Vabbè, raga, nel dubbio io apro qua. Eh no, non è que... Il mio tempo è scaduto. Vediamo se sei abbastanza forte da sopravvivere a questa cittadella maledetta. Ciao. Personale diversamente mortale, faccia attenzione. Va bene. Ehi. Non mi sparare, grazie. Perfetto. Dicevamo. Cos'è che dicevamo qua? Ah, è arrivato il Mancubus. Il Mancubus è un demone pesante lungo raggio che usa un lanciafiamme preso alle distanze. Il suo punto debole sono i cannoni da braccio. Distruggili per indebolire il suo attacco con le palle di fuoco e per disabilitare i suoi lanciafiamme. Va bene. Vabbè, questo era proprio... ho sbagliato proprio tasto qui. Perfetto. E questi non sono miei amici. Questo non volevo neanche farlo. Ciao. Un altro? Nice. Due altri? Very nice. No, questo è mio errore. Voglio salute, grazie. No. Quello si è buggato. Nice. Muori. Cazzo, muori. Anche tu. Devo... dov'è l'imp? Perfetto. Ok, perfetto. Aspetta un po'. Perfetto. Ottimale. Molto bene. Qui c'è il token dell'armatura che prendiamo immediatamente. Gentilissimo. Eccolo qua. Eccolo lì, la Tracnotron. Perfetto, risolto. Non mi ammazzare, però. Perfetto.
Perfetto. Muori uno. E muori due. Molto bene, questo qui l'abbiamo passato da Dio, questo scenario qua. Prendiamo le munizioni. Ah, ecco. Ok, capito. Quindi questo è fatto. Questo è preso. Questo. Quello è proprio l'obiettivo. Non avevo capito, raga. Ok, qui ci arriviamo con questo trasporto qui. Ci pigliamo qualsiasi cosa sia. Alla chiave dei seguaci. Se si avvicinassero questi bomber. Risolto così. Ragazzi, ce la fate? Devo segarli così? Ce la fate, raga? Oh! Oh, minchia. Vabbè, senti. Ci penso io. Bella lì. Bella questa esecuzione. Scusami. Aspetta un attimo, Imp, grazie. Ottimo. Molto bene. Scudi energetici. Il fucile plasma può distruggere velocemente gli scudi energetici, innescando una violenta esplosione. Sì, e so anche che questo li rompe facilmente. Infatti. Dunque, suppongo... Sì, suppongo che qui sotto ci sia poi il passaggio per raggiungere dove voglio arrivare io, ok. E qui è chiaramente una battaglia. Una battaglia. Ma è giusto quello che sto facendo? O sto solo andando a prendere... Questo. Non ho la più pallida idea. Che cosa sto facendo? Excuse me. Ah no, è giusto. Sì, è giusto. Ehi! E questo? Sai qual è? Lancia missili! Bello! Bello! Guarda là! Bellissimo! Me l'aspettavo, raga! Shbam! 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 Cazzo, l'ho aperto, però non ha colpi, con calma, perché, insomma... Questo gioco qui di colpi ce ne sono ben pochi, Allora. Uno... Salta! Cazzo, no, non era mia intenzione far tutto ciò. Oh, cribbio. È un casino. È un casotto. Madonna del signore. No, vabbè, regà, ma no, vabbè. Ma cos'è? Ma fatemi uscire da qua te... Madonna mia! Cioè... Ma cos'è? Sono morto due volte, raga. Potete farmi andare via da qua dentro? Qualcuno mi pushi, per favore? Madonna. Non è possibile! Madonna.
Che fatica. Devo rivedere le mie priorità, raga. Aspettate un attimo. Muori, ti prego. Devi morire. Ok. Grazie mille. Adesso, madonna. Adesso faccio un casino adesso, eh. Perso un botto di vite. Mi salo, eh. Oh. Ho giocato malissimo sto pezzo. Sono fatto stuprare. Madonna mia. Ok. Siamo dalla runa. Che volevo sbloccare. Cos'è che volevo sbloccare con la runa? Ah, sì, il movement. Assolutamente il movement. Controllo in aria sbloccato. Ok. E la runa ce l'abbiamo. Perfetto. Adesso segreto scoperto. Ok. E abbiamo sta roba. Dunque, c'è poi un coso lì sotto, ma vedremo come prenderlo. Insomma, c'è un sacco di roba che non ho ben compreso come raccogliere qua. Adesso, non so, qua c'è un casino, no? Adesso, cioè, tipo, muoio. Mi pare di aver capito. Ecco, appunto. Vabbè. Ma chi cazzo sei? Ok, meraviglioso. Sono di nuovo senza colpi, volevo dirlo. Ci siamo? Fantastico. Allora, questo, dunque, cosa c'è qui? Detonazione remota, ok, e raffica ricerca. Ah, sì. Sì. Ma io sbloccherei la raffica ricerca. Sì, raffica ricerca, assolutamente. E ok. Ah, l'ho attivato tra l'altro la seconda runa. Sì, ok. Sì, ok, sì. E ok. Qui. Aspetta un po', fammi pensare a come fare. Sì. Ma no! Ci siamo? Sì, a posto, ok, va bene. C'è andata bene anche così. Qui, qui sotto la runa. Cioè, non la runa, la. Il collezionabile qui sotto dovrebbe stare. Ah, è lì. Ok. E come ci arrivo esattamente lì? Ah, ok, ho capito. Così. E detto ciò? Ah, bello. Ok. No, non ho capito, ma va bene.
No, non ho proprio capito, ma ok, ce la faremo ad arrivare anche da quella parte lì. La bestia si avvicina ai miei fratelli. Ah, è lo stronzone questo qui. Debole. Il vostro odio deve eguagliare la sua determinazione. No, non lui. Solo così riuscirete a salvarvi. E vabbè, vaffanculo. Ce l'abbiamo fatta? Ok. Ok, ok. Va bene così. Allora, sono sempre perplesso per quel coso là. Che dovevo andare a prendere prima. Adesso cerco ancora una volta di andarlo a pigliare. Piglio le risorse. E sono subito da voi, Bombers.